Passiamo allora all'intervento successivo, sono due i relatori, Giuseppe Mauri e Marco Baron. Ecco qua, bene. Buongiorno. Buongiorno, l'intervento ha il titolo Contatori intelligenti e loro evoluzione, l'attuale contesto di sviluppo in Europa. Prego. Buongiorno, io vi presenterò il progetto Miteron che è alla base di questa presentazione. Io sono Giuseppe Mauri di RSE e c'è Marco Baron di Enel Distribuzione che in questo caso si presenta come EZO for Smart Grid, che è l'associazione dei distributori di energia elettrica europea con sede a Bruxelles. Vi dirò due parole sul progetto europeo Miteron, le soluzioni tecnologiche adottate in Europa per il metering intelligente dell'energia, gli accenni ai protocolli di comunicazione utilizzati più diffusi nelle installazioni attuali e in quelle future, e tra l'infrastruttura di metering e per comunicare con il cliente finale, il famoso visualizzatore domestico o visualizzatori di energia sullo smartphone, e le funzioni che sono e saranno resi disponibili ai consumatori attivi, ai consumatori che intendono partecipare in maniera attiva alla gestione della rete elettrica. La funzione di ricarica dei veicoli elettrici, che ormai ormai hanno iniziato a diffondersi, i servizi di multimetering per le diverse commodity, a partire dal gas, senza trascurare anche l'acqua e il calore. La metodologia del progetto Open Meter è in tre passi. Prima una collezione di informazioni attraverso dei questionari che sono stati distribuiti ai distributori di energia elettrica che hanno dei progetti per installare contatori elettronici in tutta Europa. Un'analisi dei risultati attraverso uno studio caso per caso e uno studio aggregato per identificare quei problemi che sono stati rilevati e come sono stati superati per poi arrivare al deployment finale dei contatori, dei sistemi di misura. E questa esperienza sarà resa disponibile a quei paesi che non hanno ancora intrapreso la strada rendere intelligente la misura sempre delle quattro utility principali: energia elettrica, gas, calore e acqua. Adesso siamo a due terzi del progetto, la fase di raccolta dei questionari è a buon punto, il primo lotto è stato raccolto e analizzato, si sta lavorando su un secondo lotto e si stanno elaborando le lezioni imparate e le raccomandazioni, si sta facendo la cosiddetta cross topic analysis. Il tutto sarà, il risultato finale si avrà attorno alla metà del prossimo anno, anche se i primi deliverable sono già disponibili sul sito del progetto Miteron che vedrete alla fine. Gli otto paesi, i paesi che sono stati già studiati sono quelli verdi e sono soprattutto i distributori che sono partner diretti del progetto attraverso l'associazione EZO for Smart Grid e sono l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Romania, il Belgio no. I progetti analizzati coprono una buona parte degli stati che hanno
già definito dei termini per l'installazione dei contatori elettronici, dei termini che, in cui, come potete vedere, nel 2020 la maggior parte dei paesi europei, cioè per il 2020 la maggior parte dei paesi europei ha già pianificato l'installazione dei contatori elettronici. L'analisi tecnologica sui progetti studiati ha evidenziato che la tecnologia più utilizzata rimane il PLC per connettere il contatore al concentratore in cabina secondaria. È ancora l'architettura che è utilizzata in Italia, anche se ci sono dei casi in cui si fa un uso massivo della tecnologia a banda larga. Dei progetti che sono già in fase di rollout quasi definitivo, la maggior parte utilizzano il PLC e sono il caso italiano, spagnolo, francese. Invece quelli che utilizzano il GPRS, no, la banda larga, sono, tranne un caso, sono ancora dei progetti sperimentali, non sappiamo neanche se arriveranno a compimento con questa tecnologia. Se vogliamo guardare nel dettaglio la tecnologia utilizzata, la tecnologia Powerline utilizzata, vediamo che ci sono due grandi famiglie: la famiglia Mitterseer-Mohr, che è l'evoluzione della tecnologia che è ora installata in Italia, e la famiglia DLMS COSEM, che si divide in protocollo Prime e protocollo G3PLC. C'è una leggera differenza di come vengono utilizzate la parte a livello fisico, ma utilizzano lo stesso protocollo ad alto livello. Le funzioni che sono rese disponibili da queste due grosse famiglie di contatori elettronici sono su per giù le stesse. È già compresa anche la comunicazione verso l'utente finale, verso dei display domestici o dei gestori dei carichi domestici. Forse la tecnologia G3PLC è un po' più avanti, perché prevede dei relay direttamente al contatore per staccare delle linee, per fare un controllo diretto dei carichi. L'architettura di comunicazione direi che è la stessa: si prevede di mettere un concentratore in cabina secondaria con una comunicazione power line verso i contatori elettronici. E le differenze sono più che altro nella maturità della tecnologia. C'è una tecnologia che, come sapete, ha tutta l'esperienza maturata in Italia, ci sono delle tecnologie che sono nuove, hanno 3-4 anni di esperienza. In questi 3-4 anni hanno risolto molti problemi di giovinezza. Le funzioni avanzate che sono rese disponibili da questi contatori hanno impatto sulla pianificazione di rete, hanno impatto sulla manutenzione della rete, l'identificazione delle perdite tecniche, non tecniche, il monitoraggio della qualità del servizio. Danno supporto all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, per quale è necessario in tutte le reti europee connettere tutti i punti di ricarica dei veicoli elettrici alle smart grid per poter fare una gestione
della ricarica senza dover andare a cambiare il rame e il ferro che attualmente sono installati. Danno supporto alla generazione distribuita e danno un supporto al demand response. Come potete vedere sono funzioni molto, molto centrate attorno all'utility della distribuzione più che al cliente finale. Tre dei 15 DSO che sono stati interpellati, ora i 15 DSO sono oltre gli 8 che abbiamo già analizzato in dettaglio, stanno già pensando al metering integrato del gas. Il gas è il primo passo, perché tra le quattro utility che vi ho tra le quattro commodity di cui vi ho parlato prima è quella che ha un valore associato maggiore rispetto all'acqua, che è decisamente più ridotto. L'analisi qualitativa che abbiamo fatto è andata ad analizzare l'infrastruttura regolatoria nei paesi di cui abbiamo già avuto i questionari, sono 10 paesi, e quanto questi sistemi di misura si focalizzano anche sulla utilità del consumatore finale, oltre ai benefici che vengono portati all'utility. Quello che è uscito è che in 10 differenti paesi ci sono 10 modi diversi di vedere e di intendere lo smart metering, e che è importante, è veramente molto importante quando si va a pensare un nuovo sistema di metering, coinvolgere tutti i portatori di interesse sin dall'inizio. Un lavoro ottimo, direi, che è stato fatto in Inghilterra, ove si è fatto un tavolo in cui erano presenti tutti i portatori di interesse, compresi i consumatori finali. E in ogni caso paga per il distributore avere una relazione di fiducia con il consumatore finale, il quale poi avrà in casa lo strumento di misura elettronica che misurerà tutto. Quindi c'è anche il problema di rendere disponibili le curve di carico, e in alcuni paesi i consumatori hanno ottenuto la possibilità di optare per non avere uno smart metering, per avere un contatore tradizionale. L'analisi qualitativa porta ad evidenziare che i vantaggi di avere un sistema di misura elettronico sono decisamente enormi. Ma se poi si va a fare lo studio del costo dell'infrastruttura di metering, escono dei numeri molto diversi. In paesi diversi le infrastrutture di metering costano in maniera diversa, e questo costo non è nemmeno relazionato alle funzioni che il metering offre. Magari si hanno delle funzioni maggiori e un costo minore del metering. Ora stiamo cercando di analizzare il perché di questi numeri, stiamo andando a isolare tutte le voci di costo. È un lavoro molto difficile e cercheremo di arrivare, pur con la difficoltà che abbiamo nel reperire le informazioni, per vedere dove sta il problema. Sappiamo che in alcuni paesi ci sono degli incentivi, in altri non ci sono incentivi, quindi dietro questi numeri ci possono essere anche delle politiche diverse, e che stiamo cercando di evidenziare, perché poi il nostro risultato sarà dato direttamente alla comunità europea che sponsorizza questo progetto.
Le conclusioni. Al momento in Europa ci sono tre famiglie di contattori elettronici, che i contattori elettronici all'interno della stessa famiglia sono interoperabili, ma i contattori che appartengono alle diverse famiglie non si possono parlare tra di loro. Quindi quando si inizia un'avventura a installare un sistema di smart metering, al momento si sceglie una famiglia e quella famiglia lì resterà per i successivi 20 anni. Tutte le famiglie di contattori elettronici prevedono la comunicazione con l'utente finale. La maggior parte di questi sistemi prevede già l'utilizzo per il metering dell'energia per la ricarica delle auto elettriche, e qualcuno supporta anche il multimetering. Come sapete, qualche mese fa l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato il via a un bando per dei progetti pilota che dimostrino l'economicità del metering multiservizio, del multimetering. Ulteriori informazioni, dettagli, aggregati stato per stato e i primi risultati li potete trovare sul sito web del progetto europeo, che è www.meteron.eu. Vi potete iscrivere alla newsletter e avere informazioni riguardo a eventi che organizziamo per diffondere quanto abbiamo trovato. Io vi ringrazio per l'attenzione, anche a nome del coordinatore del progetto, che è Edso for Smart Grid. Bene, ringraziamo Giuseppe Mauri. Se ci sono domande, non vedo mani alzate, allora le faccio io un breve intervento veloce. Allora, il tema del metering è un tema sicuramente interessante, sul quale l'Italia ha da sempre portato avanti, se non altro, un primato in termini di iniziative di sviluppo. Nell'ambito di quello che è il processo di diffusione a questo punto a livello europeo, se ha contezza di come l'industria italiana sta seguendo in qualche modo questa fase di sviluppo, se riusciamo a portare i nostri prodotti all'estero o se in realtà abbiamo ancora qualche difficoltà. Il fatto che la famiglia Meters & More è portata avanti dallo stesso produttore di metering italiano, questo la dice già lunga, che l'esperienza, che quando ho parlato di maturità tecnologica si riferisce proprio a questa esperienza, che è veramente rilevante e ha il suo peso, e attualmente sono i contatori che sono più installati in Europa, ma probabilmente resteranno tali, nel senso che la famiglia Meters & More è diffusa in Spagna, in Romania, nell'America Latina, e ultimamente i contattori sono anche prodotti in Italia, non più in Cina, perché le aziende italiane hanno scoperto di poter concorrere. Sono prodotti a Torino, esatto, piuttosto che in Cina. Bene, bene. Altri interventi? Beh, quindi diciamo che, insomma, collegandosi con l'ottimismo di cui parlavamo prima, ecco, insomma, in questo caso è una dimostrazione di come poi portare avanti un progetto possa diventare anche un veicolo poi di successo anche all'estero. Quindi, sicuramente. Bene. Bene, grazie ancora Giuseppe Mauri. Allora.